tutti noi abbiamo un posto e un ruolo ben precisi all'interno del grande puzzle dell'universo. Lo sapevi, mia dolce cantante? La voce dell'uomo è vellutata, come una carezza materna che poggia sul viso spaventato di un bambino. Non ha nulla a che fare con la pressione delle dita appoggiate sul collo della ragazza, fredde, colpa dei guanti in pelle, se gli arriva guattato il rumore del sangue che pulsa attraverso la vena giugulare, assettata d'ossigeno. Hai ricevuto il grande dono di essere la prima a sacrificarsi, perché l'arte rinasca dalle sue ceneri. Ne sei felice? Irina Zurcano, che cosa sta facendo su Piazza Duomo in questo momento? Leggo ai passanti i libri che ho portato come da casa, che vorrei fare poi in un book crossing, se riusciamo a scambiarceli anche. Siamo in Piazza Duomo. Irina Zurcano è una delle scrittrici italo-romene più interessanti. Ha appena pubblicato un nuovo libro, Rigor Artis, che ci leggerà un po'. Ma prima dobbiamo assolutamente farle una domanda. Ma la letteratura è fatta per la piazza o per le librerie? La letteratura dovrebbe essere per le persone, quindi ovunque queste si trovino. Se sono in libreria, va bene in libreria. Se sono in piazza, però, dovrebbe essere anche in piazza. Il suo pubblico è in Piazza Duomo, quindi? Esatto. Senza distanze, senza tavoli, senza elite contrapposta ai lettori. Noi insieme, siamo lettori noi stessi. E come pensa che possa reagire questo pubblico? Non lo so, al momento è un po' distratto. Forse perché ci sono troppi filippini. Esatto. Piccioni, africani, piccioni, diversi tipi di persone che non parlano bene l'italiano. Esatto, e hanno libri a loro volta. Comunque Irina Zurcano, molti dei nostri spettatori e lettori di Libertates la conoscono già per gli articoli che ha scritto, che sono sempre interessanti, provocatori e assolutamente mai prevedibili. Direi che è il momento giusto per leggere un brano di Rigor Artis, il suo nuovo libro. Vediamo se qualcuno si fermerà. Il tassista, robusto, carnagione scura, capelli radi, gli era apparso come il primo abitante di quel mondo sconosciuto che portava solo le sembianze di casa sua. Gli aveva sciorinato una serie di problemi, difficoltà, crisi economiche incombenti, impossibili, soffocanti, lungo i 10 minuti di strada che lo separavano dall'abitazione del suo cliente. Qualche anno prima gli appartamenti si vendevano come il pane caldo, gli aveva raccontato. C'era gente che aspettava sul pianerottolo, pur di acquistare un immobile appena messo in vendita, per non parlare del traffico. Solo un anno prima gli ingorghi, i blocchi erano disseminati a ogni ora del giorno, tanto erano le auto nella capitale. Ora la gente ha riscoperto il tram e per fortuna il taxi. Non si riesce mica a vivere decentemente, si sgobba dal mattino alla sera per pochi spiccioli. Beato lei che arriva da lontano. Da dove arriva? Sembra un gentiluomo d'altri tempi, così diverso nello sguardo. Un solo sorriso appena abbozzato fu la risposta di Vlad, un invito a proseguire per il tassista che gli spiegò i costi aberranti della benzina e dei viveri e della manutenzione dell'auto per colpa delle buche nella strada. Si stava meglio quando si stava peggio, aveva concluso con un sospiro. Vlad restò invisibile, un passeggero immobile senza reazioni, la mente incagliata nelle immagini di quel mondo, un genitore mutilato da mani crudeli che presto avrebbe alzato la manica del maglione per mostrare moncherini i petti nascosti sotto il tessuto. Lo fece il giorno del funerale, bestemmiò tra le labbra serrate, gli prese un colpo quando scorse nell'angolo opposto alla chiesa in cui si celebrava il funerale di suo padre un sexy shop che esponeva senza pudore le sue mercanzie. Il prete, diverse volte, gli aveva risposto alle domande con ripetuti ok, ma dove era finito? Continuava a domandarsi. In quel giorno di permanenza aveva assaggiato l'orrido in tutte le sue sfumature. Un colpo sparato nell'aria, l'ultimo saluto all'uomo che aveva servito la patria con devozione indipendentemente o poco influente da chi la governasse. Disgusto. Quell'estraneo immobile, bianco come la cera, adagiato nella cassa, non aveva nulla in comune con Vlad. Obbligo o necessità di verificare coi propri occhi che fosse veramente morto? A questo punto Irina ci deve dire qual è la trama, almeno in linee generali, di questo Rigor Artis. E chi l'ha pubblicato? L'ha pubblicato Absolutely Free. Ci faccia vedere la copertina è per tutti i nostri spettatori. Ed è la storia di un serial killer, se vogliamo. Ah, fantastico. Un po' sanguinario, però molto rivoluzionario. Vorrebbe uccidere la non arte e attraverso la morte trasformarla in arte. Ecco perché sceglie tra le sue vittime personaggi del mondo televisivo che secondo lui è il canale principale attraverso il quale viene trasmessa questa non arte. Una storia romena, italiana o nessuna delle due? Nessuna delle due, è un po' una senza geografia, è ambientato però in Romania. Che cos'è per lei, Irina, la libertà? Essenziale, l'essenza dell'essere umano. La libertà, non riuscirei ad immaginare la vita senza la libertà.